Cominciamo con Urio nel post partita fra Rapido Latina e Corigliano Calabro, una partita che avevate iniziato molto bene con il gol del vantaggio, poi però c'è stata la rabbiosa rimonta della Rapido e voi siete andati un po' in difficoltà soprattutto nel secondo tempo. Sì, abbiamo iniziato bene, siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi in 10 secondi abbiamo preso due gol che ci ha punito tanto, perché siamo con la rosa un po' corta e poi Leandrinho si è fatto male, siamo ancora più corti, è difficile giocare qua, essere indietro nel marcatore. E poi Latina ha fatto una grandissima partita, ha meritato vincere. Negli ultimi 5 minuti avete cercato di salvaguardare la differenza reti negli scontri diretti, almeno questa è sembrata l'impressione, è così? Certo, siamo venuti qua anche per giocare la partita e provare a vincere. Poi è normale che alla fine, cioè, siamo indietro nel marcatore e dobbiamo provare a riprendere il risultato. Però 4-1 alla fine, diciamo così, non è un... è brutto perdere, però come scontro diretto abbiamo un po' di vantaggio contro di loro. Mattias Lara, 3 punti che valgono davvero oro. È stata una partita giocata veramente molto bene da parte della Rapido. Soprattutto avete avuto la forza mentale di ribaltarla dopo l'iniziale svantaggio. Sì, eravamo consapevoli che loro erano una forte squadra. Ci siamo allenati bene, c'è stato un periodo che sono state tante fermate del campionato, che nel momento che stavamo bene, che siamo riusciti a pareggiare la partita contro Asti, poi ci siamo fermati, però nonostante tutto ci siamo allenati bene, sapevamo che questa partita era una finale per noi, era importantissima e per fortuna abbiamo lasciato tutto in campo, abbiamo giocato per momenti bene, per momenti no, non tanto bene, però l'importante è che abbiamo preso i 3 punti e sono rimasti in casa. A questo punto siete usciti ufficialmente dalla zona playout, siete in fiducia, avete molta energia, manca ancora un po' prima della fine della fase regolare. L'impressione è che potete forse fare qualcosa di più della semplice salvezza. Speriamo, è dura. Noi pensiamo alla salvezza e poi se arriva qualcosina di più, meglio ancora. Ma noi soltanto in questo momento stiamo pensando alla salvezza, una volta che siamo salvi possiamo pensare ad altro. Mister Basile, che dire, una Rapido scintillante, forse la migliore prestazione da parte della tua squadra di tutta la stagione, non sei però molto d'accordo su questa disamina? No, alcune volte lo sport è strano, oggi raccogliamo quello che non abbiamo raccolto con Acque Sapone e Lazio, perché con Acque Sapone non meritavamo assolutamente di perdere, con la Lazio meritavamo di stravincere, non abbiamo raccolto lì, abbiamo raccolto oggi. Complimenti a Corigliano che ha fatto una grande partita, noi non abbiamo fatto una grande partita, però era una partita troppo importante per la classifica, i ragazzi forse non lo sentivano tantissimo, come un po' tutti. E alcune volte queste partite si vincono anche col carattere, con il fatto di sbagliare quanto di meno possibile in una gara. Ci prendiamo questi 3 punti perché eravamo in credito, diciamo, con la sorte, che con Acque Sapone e Lazio avevamo veramente fatto 2 grandi gare, come ad Asti, dove l'Asti ha pareggiato a 30 secondi dalla fine. L'impressione però è che la squadra ha ritrovato fiducia, ha ritrovato carattere, sicuramente magari qualcosa non avrà funzionato dal punto di vista degli schemi offensivi o qualche copertura sbagliata, però sembra una squadra trasformata rispetto all'inizio della stagione, almeno questa è l'impressione che abbiamo ricavato. No, su questo non c'è dubbio, cioè la squadra anche quando non gioca bene offensivamente come oggi, ci mancava Maina che per noi è importante, però difensivamente difende bene, concede poche occasioni al gol, abbiamo concesso un 1-1 col portiere forse negli ultimi due minuti, qui Giapa ha fatto un grandissimo gol, tanto di cappello per lui, però difensivamente la squadra c'è sempre, anche quando in queste gare non riesce a esprimersi offensivamente con intensità, perché le gambe oggi erano veramente pesanti. Nell'ultima parte della partita ha pensato anche alla differenza reti nello scontro diretto, ovviamente, almeno questa è stata l'impressione perché ha messo in campo Menini. Io le chiedo, forse non ha pensato di poter fare questo cambio magari a 3 minuti dalla fine, oppure pensava che potesse ancora rientrare in gara la formazione del Corigliano Calabro? No, è proprio come dici tu, non l'ho fatto prima perché Corigliano l'ho pensato a 3 minuti dalla fine, però come ho pensato questo, Corigliano ha avuto 2 occasioni da gol. E quindi ho detto ci provo all'ultimo minuto perché ci serviva fare poi alla fine un gol per andare a impattare la gara di andata, però poi i giocatori erano stanchi, anche quando si è stanchi è anche difficile giocare col portiere di movimento, quindi va bene così, ci prendiamo questi 3 punti, continuiamo a lavorare, adesso abbiamo la sosta, dobbiamo recuperare un po' di giocatori che erano anche in affanno e niente, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, con questa vittoria ci siamo
diciamo, allontanati un po' dalla zona calda e andando a due punti dal Corigliano, quello che volevamo era lottare fino all'ultima giornata per i playoff. Adesso che siamo 6 punti siamo sicuri di lottare con loro fino all'ultima giornata.